Buonasera e benvenuti a Culture Mondo, il format che vi tiene aggiornati sulle notizie di cultura. Io sono Michela e questa è la mia collega Francesca del Dipartimento di ISPOC dell'Università di Siena. Il nostro obiettivo è quindi quello di tenervi informati sulle notizie di cultura e innanzitutto lo faremo mettendoci in contatto con la redazione di Culture Globalist, in particolare con Manuela. Ciao Manuela. Allora colleghiamoci con Manuela. Ciao Manuela. Quali sono le notizie che riporta oggi la vostra redazione? Sì, grazie. Buonasera a tutti. Noi oggi della redazione Culture Globalist abbiamo deciso di concentrarci su un argomento di fondamentale importanza, che è la tratta. La tratta di giovani donne, ma anche di ragazzi e ragazzine, che sono vittima, per l'appunto, anno dopo anno, del commercio del loro corpo, ma anche dello sfruttamento lavorativo. In particolar modo dal rapporto Save the Children, di cui abbiamo anche scritto sul nostro giornale online, emergevano dei dati. Dei dati abbastanza rilevanti. Infatti, come è scritto nel rapporto, le vittime di tratte nel 2020 sono ben 2040. In gran prevalenza si tratta di donne, circa l'81,8%. E soprattutto una vittima su 20 è minorenne, e questo è chiaramente un grave, gravissimo problema, è di genere femminile. Le vittime di tratte sono purtroppo, si concentrano prevalentemente nelle zone della Nigeria, ma anche del Pakistan, della Costa d'Avorio e del Marocco. Quindi noi abbiamo pensato di dare rilevanza a questo rapporto di Save the Children, per dimostrare come si tratti sì di un argomento che riguarda il sociale, ma è anche cultura ed è bene affrontarlo. Un'altra notizia di cui abbiamo parlato oggi e presente nel nostro giornale riguarda la Festa del Cinema di Venezia. Si è chiusa da poco il Festival di Cannes. E già sappiamo quali saranno le star di Hollywood che dall'1 all'11 settembre parteciperanno alla Mostra del Cinema. Tra queste spiccano in prevalenza Oscar Isaac, tutti lo conosciamo per film quali Star Wars o X-Men, ma c'è anche Matt Damon e Adam Driver. Oltre a loro, tra le più attese personalità del cinema hollywoodiano, abbiamo Christian Stewart e Penelope Cruz, loro sono tra le più attese. Ma non finiamo qui, non finisce qui, perché continua la rubrica della professoressa Gabriella Piccinni, la rubrica Viaggiando con la storia. In particolar modo, qui siamo nella quinta puntata di questa sua rubrica. Con Bisaccia e Bordone, il pellegrino va per le sue vie, questo è il titolo. Qui la professoressa Gabriella Piccinni ci racconta dei pellegrinaggi nel Medioevo, dei simboli dei pellegrini, quali la conchiglia, la croce, la palma, e soprattutto ci mostra come in genere il luogo per eccellenza, la meta per eccellenza del pellegrino era sicuramente Gerusalemme. Ma non mancano anche altri luoghi, quali Roma, altre mete, quali Roma per l'appunto, o anche Santiago di Compostela. E per poi arrivare anche nell'articolo a una descrizione di un vero e proprio pellegrinaggio. Bene, questo è tutto, ho dato le notizie principali, vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie. E allora ringraziamo Manuela dalla redazione di Culture Globalis e noi ci vediamo fra poco con due interviste a Marco Ferrini, al professor Marco Ferrini e a Giulia Leni. Ci troviamo nella seconda parte di Culture Mondo
e siamo in compagnia del professor Marco Ferrini, filosofo, ricercatore, guida spirituale, fondatore del Centro Studi Bhaktivedanta e direttore dell'Accademia di Scienze Tradizionali dell'India. Professore, vorrei partire subito con la prima domanda. Educare alle emozioni è il terzo paragrafo della sua prima parte. Vorrei partire proprio da qui. Ritengo che oggi un'educazione di questo tipo sia fondamentale, visto il periodo che stiamo affrontando, soprattutto per i giovani e non solo. Quali sono i consigli che può dare affinché ci sia un punto di vista, una svolta dal punto di vista emozionale? I consigli che darei affinché ci sia un punto di svolta dalla prospettiva emozionale sono in merito al cambiamento, un cambiamento urgentissimo e necessario, e per essere tale anzitutto deve essere di tipo relazionale. Sono le relazioni oggi che soffrono più che mai. È necessaria una rivoluzione antropologica e non violenta, che abbia come presupposto un cambiamento di prospettiva, ovvero passare dalla presente attitudine bellico, conflittuale, competitiva, a quella di tipo relazionale. La prospettiva relazionale deve essere di tipo amorevole, cooperativo, una modalità attraverso la quale possiamo essere a nostro agio e mettere a loro agio ogni vivente. Non soltanto gli esseri umani, ma veramente ogni vivente. Questa modificazione nella nostra prospettiva è tutta interiore, perché non ci mettiamo in testa, non pretendiamo di modificare gli altri, ma di operare in noi quel cambiamento che vorremmo vedere negli altri. In un'epoca come la presente, in cui la conflittualità è salita a un livello altissimo, che non sarebbe azzardato paventare anche una possibile guerra civile, è indispensabile applicare questo principio della relazione amorevole. E quando parlo di amore non intendo assolutamente concedere nulla al sentimentalismo. Deve essere il nostro bene, nella misura in cui si vede l'altro non diverso da noi e ci sentiamo noi non diversi dagli altri. Passiamo adesso alla seconda domanda. Siamo nell'epoca in cui si sta cercando sempre di più di abbandonare il concetto di mascolinità tossica e certi preconcetti per quanto attiene il mondo femminile. Per citarla, nel suo libro dice: il maschile e il femminile vivono in ognuno di noi, conoscerli per armonizzarli e viverli con successo. In che modo bisogna far arrivare a un grado di conoscenza adeguato per far sì che si intreccino nella personalità? Bisogna arrivare a un grado di conoscenza adeguato a far sì che il maschile e il femminile che vivono all'interno di ciascuno di noi si armonizzino con la personalità. Poiché la personalità è costituita dalla somma dei contenuti mentali con cui la persona si identifica, risulta evidente che è la qualità dei nostri contenuti mentali che dobbiamo tenere in grande considerazione, scegliere con cura.
Quindi il desiderare, il pensare, il riflettere, il parlare, il fare. Quindi è a ciò che noi dobbiamo mirare. Ad esempio, come per la cura del corpo fisico facciamo molta attenzione a quali cibi mangiamo, e perché dovremmo fare minore attenzione a quali idee, propositi, intendimenti, desideri, pensieri tratteniamo interiormente? Quel che tratteniamo interiormente ci influenza molto di più dal punto di vista inconscio di quello che invece riguarda il nostro corpo. Per cui è importantissimo che diventiamo molto consapevoli non solo di quel che mangiamo, ma anche di quel che desideriamo, che pensiamo, che diciamo. Quindi imparare a parlare con il cuore significa mettersi sulla via del miglioramento delle nostre relazioni a tutti i livelli, tutti i livelli, a tutti i livelli. Prima di tutto la relazione con noi stessi e anche la relazione con gli altri, e quando dico altri intendo tutti i viventi. E non mi pare che non ci siano state tracce nella storia di quanto ho detto. Ad esempio, il Nazareno 2000 anni fa diceva: non di solo pane vive l'uomo, e quello stesso principio lo troviamo, seppure con differenti parole, in tutte le tradizioni. Ad esempio, George Bernard Shaw diceva: sei quello che mangi, e le Upanishad dicono che l'uomo non è che desiderio, l'essere umano diventa quel che desidera nel bene e nel male. Non conoscendo il bene, ahimè, si scade nel male, come accade oggi. Professore, vorrei inoltre chiederle quanto studio dell'argomento c'è stato dietro per affrontare questa tematica così importante, ma anche complessa? Per affrontare questa tematica così importante e complessa c'è anche molto studio. Insegno e pratico ininterrottamente lo yoga Bhakti, Bhakti Vedanta, da 45 anni. Dal 1996 al 2001 ho tenuto per 5 anni consecutivi corsi sulla filosofia e la spiritualità indiana presso l'Università di Siena, istituzione e insegnanti di cui conservo nel cuore ricordi bellissimi, non soltanto sul piano accademico, ma anche su quello amorevolmente umano. Come si è avvicinato allo studio e all'insegnamento della psicologia, filosofia e scienza e della spiritualità nella tradizione yoga e del Bhakti nel contesto del sapere millenario dei Veda? Mi sono avvicinato allo studio e all'insegnamento della psicologia, filosofia, scienza e spiritualità della tradizione Bhakti Yoga nel contesto del sapere millenario dei Veda, intorno ai 30 anni. A 31 ho conosciuto la persona più importante, più significativa e più trasformativa della mia vita. Un giorno, dopo una ricerca che mi appariva infinita, ho incontrato il mio maestro spirituale, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ai cui insegnamenti ho dedicato tutte le mie risorse materiali, intellettuali e spirituali. Grazie al modello vivente, alla conoscenza e al metodo dello yoga Bhakti, dei quali mi ha fatto dono, nei decenni successivi ho studiato, praticato, divulgato quegli insegnamenti e vissuto esperienze coerenti con ulteriori livelli di consapevolezza di me stesso, sfiorando comprensioni che mi hanno condotto a scoprire una dimensione superiore sia del maschile che del femminile, concepite quali energie che formano un unicum, completo in sé, vivente dentro ciascuno di noi, indipendentemente dal corpo dal quale si sia rivestiti.
Solo loro ho compreso che è nostro compito armonizzare questa coppia di opposti, anziché viverla con dicotomica esasperazione, negandone il valore esistenziale. Ringraziamo il professor Marco Ferrini e vi diamo appuntamento a tra poco con Giulia Leni, l'intervista a Giulia Leni, un'ex ginnasta. A tra poco. A tra poco. Bentornati a Culture Mondo. Oggi con noi abbiamo Giulia Leni, un'ex ginnasta. Vediamo il video di presentazione. Forza Giulia! Allora Giulia, com'è nata la tua passione per la ginnastica? Allora, la mia passione per la ginnastica in realtà è nata piano piano, è stato un percorso molto lento e graduale. Ho iniziato a fare ginnastica con le mie sorelle, perché siamo tre gemelle, e mia mamma ci ha portato per farci svagare appunto in palestra. E inizialmente diciamo che non è che mi piaceva così tanto andare in palestra, allenarmi, quindi rimanevo fuori ad osservare gli allenamenti. E poi invece piano piano ho iniziato a prendere confidenza con gli allenatori, con la palestra e dopo qualche allenamento nei corsi base, Beatrice, che allena tuttora e che era l'allenatrice dell'agonismo, mi ha scelto, mi ha selezionato insieme a mia sorella per entrare a far parte appunto di questo corso più avanzato. Abbiamo visto che hai partecipato al programma Ginnaste Vite Parallele. Ha influito in qualche modo? Sei rimasta in contatto e in rapporto con alcune ginnaste? Sì, ho fatto parte appunto di questo programma e l'abbiamo girato a Milano nel 2010 più o meno, è andato in onda un annetto e mezzo dopo. Ci ha aiutato sicuramente a far conoscere il nostro sport a un maggior numero di persone, perché comunque purtroppo non è uno sport molto conosciuto, è uno sport un po' di nicchia, anche se credo che sia uno sport comunque molto spettacolare, bello da vedere anche se non si conosce. Sono rimasta in contatto comunque con quelle che erano le mie colleghe, ex colleghe, qualcuna è ancora in attività, e non tanto con le ragazze che hanno partecipato con me al programma, quanto le ragazze con cui mi sono allenata nel periodo in cui ero a Brescia, quindi diciamo gli ultimi anni di carriera. Hai ancora voglia di fare qualche esercizio di ginnastica? Beh, sicuramente la voglia c'è, quello che manca a questo punto sono un po' le capacità e soprattutto il fisico che mi ha un po' abbandonato col passare degli anni. E ogni tanto torno in palestra, qualche saltino, qualcosa faccio, ma comunque non più di tanto. Però diciamo che se ho la possibilità, torno in palestra, mi piace magari dare una mano a Beatrice con le piccole bimbe. Non lo faccio frequentemente perché comunque l'università mi impegna e quindi non mi permette di dedicare molto tempo alla ginnastica, però appena un attimo sicuramente torno in palestra, vado a vedere le gare. Nel 2012 hai scritto il libro Alla fine è rimasto un sogno. Cosa ti ha portato a scrivere un libro autobiografico? Allora, diciamo che è stato frutto del caso, nel senso che nel 2012 io inizialmente avevo deciso appunto di smettere di fare ginnastica perché
mi sono sempre ripromessa di smettere dopo appunto il quadriennio olimpio, che era quello di Londra 2012, indipendentemente da come sarebbe andata a finire. Quindi una volta appunto concluso quel quadriennio, diciamo che avevo bene o male deciso di smettere. Quindi sono tornata a casa e diciamo che non è stato facile riambientarsi a Siena, perché comunque la mia quotidianità era una quotidianità completamente diversa rispetto a quella che ho trovato a Siena, le mie amicizie non erano a Siena e quindi da Brescia, quello che era diciamo il mio secondo babbo e la famiglia che mi ha ospitato per tutti gli anni che ho vissuto lì, mi consigliò di mettere nero su bianco tutti i fattori positivi, negativi che mi spingevano a continuare piuttosto appunto che lasciare lo sport. E da lì in realtà ho continuato appunto a scrivere e a buttare giù pensieri, e quindi è nato un po' per caso. Un'ultima domanda, hai dei progetti sportivi per il futuro? Allora, in realtà ancora non so cosa mi riserverà il futuro, ad aprile mi dovrei laureare e successivamente sostenere il test di specializzazione e capire diciamo che strada prendere. Sicuramente tra le opzioni c'è anche quella di provare a frequentare la specializzazione di medicina dello sport, però diciamo che è tutto un po', cioè devo un po' vedere, bisogna un po' vedere come andrà appunto il test, e sicuramente c'è la volontà di rimanere in contatto, con Beatrice, con la Menzana, o comunque qualora mi dovessi spostare in un'altra città c'è comunque la volontà di provare ad allenare soprattutto le piccole bimbe. Allora, noi ringraziamo Giulia Leni per essere stata qui con noi e vi ricordiamo l'appuntamento da lunedì al giovedì alle 18.30 sul canale 88 del Digitale Terrestre, e potete seguirci sui nostri canali social e YouTube. Grazie, al prossimo appuntamento.